Segretario, cominciamo subito parlando di mobilità. Come il sindacato Gilda si muove in tal senso? Che cosa chiede al governo? Beh, noi non abbiamo firmato il contratto sulla mobilità assieme ad altre organizzazioni sindacali, anzi assieme alla maggioranza delle organizzazioni sindacali, per una serie di motivi. Il primo perché questo contratto è peggiorativo rispetto al precedente, in quanto praticamente prende atto dei vincoli e li inserisce nel contratto stesso, anche se è edulcorato dall'interpretazione che ne è stata data. Il secondo è perché semplicemente il contratto è stato firmato con una sola sigla sindacale e quindi neppure con la maggioranza dei sindacati. Noi eravamo coinvolti assieme a CGIL, UIL e SNAILS in una agitazione, il Ministero non ne ha tenuto conto e ha proseguito le trattative con una sola organizzazione, arrivando poi alle firme con una sola. Certo, probabilmente questo è consentito dal sistema giuridico, ma è un'anomalia, perché la legge dice che anche quando non è prevista la maggioranza, la parte datoriale deve raggiungere il massimo possibile di rappresentatività e questo non è stato fatto. Capisco, probabilmente stretti anche dei tempi, però questo contratto non ci soddisfa. Ci soddisfa ancora meno del contratto l'incursione continua che ha fatto la politica in modo anche direi insipiente sulla mobilità, ponendo sempre più vincoli e sempre più difficoltà, come se poi non fosse interesse della stessa amministrazione a attirare al nord, per esempio, gli insegnanti del sud, perché al nord mancano e al sud sono in eccesso. Cioè, io osservo che invece di fare una politica più logica, che potrebbe essere quella di premiare chi si sposta, c'è addirittura la punizione e il blocco poi della mobilità. Questo è assurdo e secondo me è anche controproducente. Per quanto riguarda il rinnovo del contratto nazionale, ci sono novità? Guardi, non c'è nessuna novità, siamo semplicemente non in alto mare, ma nell'oceano, perché dopo che è uscito ed è stato pubblicizzato l'atto di indirizzo del ministro, che voglio osservare non conteneva però le cifre, la trattativa si è semplicemente arenata. Sa, il motivo è molto semplice: non ci sono risorse sufficienti per fare un contratto decoroso perché il governo non le ha stanziate e quindi rischiamo addirittura di fare la marcia del gambero e camminare all'indietro perché sappiamo benissimo in che condizioni è l'inflazione. È bastata una bolletta del gas o dell'energia elettrica per mangiarsi tutti i vantaggi delle nuove aliquote fiscali e quindi andiamo verso una inflazione che sicuramente supererà addirittura il 6-7%, quindi 4,03 nel triennio che è già passato ed è tutto insufficiente e questo è il motivo fondamentale per cui la trattativa non si apre. A proposito anche dell'aumento di 100 euro lordi medi in busta paga per l'insegnante, c'è la possibilità di avere qualcosa in più? Dipende esclusivamente dalla volontà politica del Presidente del Consiglio Draghi e del governo che guida, perché al momento questa possibilità non c'è, siamo a 100-101 euro lordi. Voglio ricordare a tutti coloro che ci ascoltano come si arriva poi al netto, bisogna levare il 24% di oneri a carico dello Stato, il cosiddetto lordo Stato, no? Poi bisogna levare l'11% di oneri previdenziali a carico del lavoratore. E poi bisogna ancora elevare l'aliquota individuale IRPEF che mediamente è attorno al 25-30%, quindi è facile fare un conticino e vedere che si arriva a meno della metà della cifra netta. A proposito anche di nuove assunzioni, anche alla luce dei concorsi che si stanno tenendo, e come la pensa il sindacato? Abbiamo un numero molto elevato di precari. Guardi, abbiamo un numero di precari assolutamente anomalo in tutto il mondo occidentale, cioè in nessun paese al mondo c'è una percentuale di precari in servizio come nella scuola italiana. Questo è derivato dalla paralisi dei meccanismi di reclutamento negli anni, perché cioè avevano istituito le GAE che sono diventate non graduatorie esaurimento, che graduatorie a vita praticamente, e a esaurimento delle vite di alcuni dei partecipanti. Poi i concorsi sono rimasti a lungo bloccati e quando li hanno fatti a singhiozzo, in più con meccanismi che allungano enormemente la durata del concorso stesso. E poi ci si è messo anche il Covid ad allungare ulteriormente i tempi, quindi siamo messi malissimo. Noi
da tempo che chiediamo al ministro, a quello attuale ma anche a quelli che l'hanno preceduto, un sistema stabile di reclutamento che non abbia una cadenza lunga, che ci siano concorsi al massimo ogni 1 o 2 anni, proprio quando si verificano le carenze d'organico. Altrimenti la scuola continuerà a essere una specie di fabbrica del precariato. E parliamo della figura dell'RSU. Come formate voi insomma, questa figura e che cosa vi aspettate dalle elezioni? Guardi, noi partecipiamo alle elezioni perché queste elezioni servono non soltanto a eleggere le RSU della singola scuola autonoma, ma per una cosa che noi consideriamo bizzarra, vanno anche a identificare la rappresentatività nazionale dei sindacati per il 50%. È un meccanismo bizzarro perché è come se eleggessimo il Parlamento attraverso le assemblee condominiali, quindi, perché è chiaro che nella scuola uno vota soprattutto il collega che stima di più, una cosa perfettamente normale, e invece questo voto sarà utilizzato per questo fine. Diciamo che un ruolo, quello dell'RSU, che può essere utile perché dovrebbe in teoria essere la prima linea di difesa dei diritti all'interno della scuola. Noi abbiamo sempre ritenuto e riteniamo che l'ambiente sia troppo piccolo perché si possa svolgere bene questa attività. Infatti ci siamo battuti fin dalla nascita per avere l'RSU su un livello diverso, o provinciale o distrettuale, ma non quello della singola istituzione scolastica, dove i conflitti di interesse sono più che evidenti per ciascuno. Il vicepreside può essere eletto tranquillamente come RSU e quindi diventa a quel punto parte e controparte. Il direttore generale di servizi amministrativi svolge il ruolo di capo del personale ATA, ma può essere eletto come membro dell'RSU. È chiaro che non sono situazioni che hanno una logica, no? Si riferiscono a un ambiente perché la RSU è mutuata da quella della fabbrica, ma la fabbrica è un ambiente molto diverso da quello della scuola, che è una istituzione educativa e non è proprio il luogo adatto ai conflitti sindacali.